Può essere dunque una buona idea, Giancarlo Dall'Aglio, di cominciare a costruire una posizione con un pack sul cacao comprando degli ETC? Allora, ciò che bisogna considerare è il fattore contango, che fortunatamente per il nostro telespettatore è piuttosto ridotto in questa fase di mercato. Ricordiamolo ancora una volta, lo diciamo sempre, il contango è quel fenomeno per cui le scadenze più lontane, le scadenze future più lontane, sono a premio, costano di più rispetto alla scadenza frontale, quella più vicina. In questo caso è ridotto, quindi può essere una buona idea. In realtà, più che accumulo in pack, io effetto strategie di trading scalare che permettono di comprare e vendere anche su livelli di prezzo predefiniti. Questo, al contrario del pack, permette di guadagnare anche in situazioni laterali prolungate. Anzi, quando si è in area valore e si ha una situazione di lateralità prolungata, supponiamo 6 mesi, allora lì si può guadagnare ogni volta con dei gradini che vengono comprati e venduti a livelli predeterminati. Quindi sul cacao sicuramente questa può essere una buona idea, come anche le strategie non direzionali in opzioni. Situazione del cacao: in questo momento la situazione non è cambiata molto rispetto alla scorsa settimana. Abbiamo sempre questo buco di bilancio, di insoluto da parte degli esportatori nei confronti dei coltivatori, i quali hanno un'importante quantità di cacao da vendere, ma non forniscono i rivenditori, i quali hanno già i loro grattacapi perché hanno acquistato il cacao a credito senza pagarlo quando il prezzo era molto più alto rispetto adesso, e quindi sono costretti a vendere perdendoci dei soldi e non rimborsando i coltivatori. È una situazione che alla fine crea un surplus di circa 180.000-200.000 tonnellate di cacao. Molti analisti sostengono che però i prezzi attuali possono essere validi per poter costruire posizionamenti al rialzo. Lo vedremo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, ma anche io sono dell'opinione che a questi prezzi in area valore sia una buona idea operare su questa commodity, sempre naturalmente pianificando per intero la strategia che si va a implementare, perché non c'è di peggio che dire: ah, oggi acquisto un po' di cacao, benissimo, senza naturalmente andare a creare dei livelli di stop loss o di piano B o di uscita in perdita limitata qualora le cose non dovessero andare bene. Chiaro. Allora, andiamo avanti con le materie prime, non ci rimane più molto tempo, e dunque affrettatevi se volete sms 366-6282-858. Oro, dai, oro, no, dobbiamo farlo per forza, anche perché sembrerebbe che sia partita una fase discendente, giusto? Sì, è partita una fase discendente sull'oro, tra l'altro proprio ieri è stata rotta al ribasso la media mobile a 50 periodi. È anche vero che questo ribasso poteva essere atteso dopo il rally dell'oro durato 3 mesi, da metà dicembre fino a fine febbraio. Oro basato sul fatto che i prezzi erano particolarmente bassi a metà dicembre, sul fatto che ci si attende un po' di inflazione soprattutto negli Stati Uniti, ma adesso si va al contrario perché arriva la settimana del probabilissimo rialzo dei tassi da parte della Fed, e quindi questo significa che il dollaro dovrebbe apprezzarsi. L'oro in dollari quindi tende a scendere, ma l'opinione è che fare degli acquisti anche qui scalettati con le giuste dosi su livelli di poco inferiori a quelli attuali possa essere una buona idea, perché ricordiamoci che dai 1130 ai 1050 dollari siamo su livelli di supporto molto importanti pluriennali, e poi abbiamo i famosi 1000 dollari per oncia, che sono un livello psicologico straordinario qualora appunto l'oro dovesse scendere. Per cui coloro che vogliono detenere metallo giallo naturalmente sono contenti di queste discese che possono portare ad accumulare nei portafogli. Allora, abbiamo più che un paio di minuti, dimmi te cosa c'è da segnalare ai nostri telespettatori, qual è la materia prima che secondo te vale la pena affrontare? Ma sicuramente c'è lo zucchero, che devo ammettere mi sono perso, nonostante abbia dichiarato che ero ribassista già anche la settimana scorsa. Stagionalmente lo zucchero tende a scendere in questo periodo dell'anno fino a fine di maggio, e poi da lì c'è un recupero. Effettivamente lo zucchero ha rotto
nuovamente i supporti intorno al 19, ha fatto una bella accelerazione al ribasso, adesso siamo a metà del guado, intorno a 18,60. Altra situazione interessante, quella delle granaglie, con la soia, il mais e il grano, che attendono oggi il crop report, quindi il report sui raccolti, che sarà diramato intorno alle 18 ora italiana da parte del Dipartimento per l'Agricoltura americano. E tra l'altro ci avviciniamo, la cosa interessante, al 31 di marzo, quando esce uno dei report più importanti dell'anno per quanto riguarda le agricole, e cioè il record sulle intenzioni di semina, che determina di solito l'andamento nelle settimane successive. Quindi attenzione sia all'appuntamento di oggi, ci potrebbe essere un po' di volatilità, e soprattutto all'appuntamento di fine mese. Grazie mille Giancarlo Dall'Aglio, commodities trading.it. ciao Giancarlo, sempre un piacere. Ciao Emeric, buona giornata a tutti. Pausa e poi torniamo con il punto ora delle 12, Milano Finanza.